gol pochi, anche se ne abbiamo avute le occasioni, almeno due o tre occasioni ne abbiamo avute, anche se un po' da mischia, un po' più discorso di rabbia, però ci sono state. Il discorso è che nella prima palla buttata lunga l'abbiamo subito. Questo è il problema, una palla di 50 metri andava letta in maniera diversa sicuramente, e quindi poi è diventato ancora più difficile cercare di fare gioco. Andrebbe rivista almeno, personalmente se prima non vedo le cose non giudico mai. Quindi io ero impallato, non l'ho potuto vedere, loro dicono che non l'ha toccata, però il fatto sta che c'è stata l'espulsione. E questo è stato un ennesimo episodio, diciamo, contrario. Evidentemente i problemi possono essere anche diversi, secondo me. A questo punto me li tengo per me, con la società al corrente, però credo che, diciamo, che sta girando anche male. È vero che tutto quello che avete detto, partite perse, partite arrangiate, nel senso di aggrapparsi con la rabbia a un risultato, cosa che non è venuta. Domenica scorsa è successo al 95esimo, al 94esimo, che abbiamo potuto fare, anche oggi, nonostante i 10 calciatori in campo contro gli 11, il secondo tempo speravo, perché mi sembrava che c'erano anche i presupposti, perché avevano creato qualcosina. Fatto sta che poi c'è stato anche l'episodio, anche quello voglio rivederlo, del calcio di rigore. Mi dicono i ragazzi che effettivamente c'era, però non lo so, io vado sempre a rivedere le cose. Però fatto sta che oggi siamo venuti fuori non solo senza un punto, ma anche con le ossa abbastanza rotte. E ne ho sempre tenuto conto anche mesi addietro, quando c'erano delle posizioni diverse, perché tutto si decide appunto con la matematica nel momento in cui vengono determinati dei piazzamenti. Oggi ancora siamo lì, abbiamo il dovere, il sacrosanto dovere, di fare del meglio, del nostro meglio, per cercare di raggiungere il minimo obiettivo, che è quello di entrare nei playoff. Però appunto, come diceva lei, fino a che non c'è la matematica, staremo a vedere. È già in corso, ma lo era anche forse già da un po' di tempo, però, ma questo è chiaro, è legato ai risultati. Quando i risultati non vengono, quando magari anche alcune buone prestazioni e non ti vengono lo stesso i risultati, è chiaro che è un po' di depressione subentra. Ora sta alla forza nostra caratteriale di tirarci fuori da questo, perché abbiamo il sacrosanto dovere di farlo. Il fatto che tu venga etichettato in un certo modo è teoria, perché poi è sempre il campo quello che deve dare le risposte. Una cosa che mi va di mettere in evidenza è invece quanto, forse è giusto così, no? Quanto accanimento ci sia da parte un po' di tutti nei confronti di questa società, una società che ha una proprietà importante e che la tifoseria farebbe bene a tenersi stretta anche per il futuro, a prescindere da come vanno le cose. E credo che questo sia il nocciolo della questione. Ora, con tutta questa gelosia, questa antipatia verso questi colori, non so da dove nasca, perché probabilmente ha radici fondate da tempo, però fatto sta che è una realtà, e tutto questo devo dire anche che in qualche modo può anche ripercuotersi nel gruppo. Però noi abbiamo il dovere di lavorare e di andare nel campo e cercare di fare il meglio. Poi quelli che sono i giudizi, è giusto che ci siano, però personalmente io le analisi le faccio in maniera diversa, cosa che ho già fatto anche con la società più volte, quindi lasciano il tempo che trovano. Il toro ha un problema infettivo, e sono 2 settimane che fermo. Michael ha ripreso in questa settimana, aveva ripreso con della corsa lenta e quindi ancora non era pronto. Questa squadra ha diversi tipi di problemi così, che sono legati a situazioni strutturali fisiche Anche Vigara diceva il collega.
Chiara, in questo momento, oggi ho fatto una scelta, d'altronde avevamo recuperato Rodriguez, quindi un grande bisognava lasciarlo fuori, certo. E quindi ho pensato di fare. E Sico? Sico anche lui ha ripreso, ha ancora dei fastidi, però per fortuna il ragazzo stringe i denti anche durante la settimana, ma è rientrato anche lui la settimana scorsa, praticamente l'abbiamo portato in panchina settimana scorsa, che ancora non era al meglio, e anche questo è un problema legato a fattori fisici che il ragazzo purtroppo si porta dietro, perché è reduce del passato di un intervento importante che ha avuto, e quindi però sicuramente ora sta molto bene.